Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e da Valerio Di Prospero. Seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. In campo United Aprilia e Atletico Anzio Lavinio. Una sfida sentita, i giocatori in campo si conoscono. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Arriva il fischio arbitrale, si parte. Niente da fare, allora dall'altra parte si esalta Milani. Poi arriva la rete del vantaggio firmata Andrea Musilli. Lippolis, palla alta. Pallone dentro, rimane lì, arriva il palo. Pallone dentro ancora Fagnani. Fagnani prova a liberarsi, Fagnani dentro e arriva il pari. Firmato Cannata, 1-1. Ancora Musilli. Musilli il tiro, la parata di Filippini, calcio d'angolo. Ora alza il pallone, Lippolis al volo, la respinta. Tutto regolare, va giù Pignatiello, poi dentro Scarpetti dall'altra parte, 2-1 Atletico, di nuovo in vantaggio. Subito Fagnani, pallone per Pignatiello, la grandissima parata di Milani. Musilli difende palla dentro per la terza rete. Sotto porta dell'altro ex De Marco. Ha portato a 3 le marcature degli anziati. Ora Musilli, nuovo break, pallone per Corsi. Stavolta si oppone Filippini. Musilli dentro per De Marco, altra occasione. Ma Lanzio Lavinio sta davvero producendo tanto. Ora occasione colossale. Cannata si gira, gran risposta da parte di Milani. Pignatiello per Galieti, il destro, altra gran parata. Pallone per Pignatiello, ancora Cannata, Milani. Poi l'anticipo di Cannata, Lippolis da fuori, Lippolis trova ora la seconda rete dello United, 3-2 per Lanzio Lavinio. Ovvero non manca molto. Poi arriva però lo splendido colpo di tacco di De Marco, che rimette a più 2 l'Atletico Anzio Lavinio. Poi Cannata, Lippolis è libero, Lippolis sinistro, la deviazione. Prova a gestire con calma lo United. Galieti per Fagnani, pallone che si spegne sul palo. Prova a dar via Musilli, niente da fare. Allora Pignatiello, pallone dentro. Lippolis, va lui e palla in rete, gran gol di Lippolis all'incrocio dei pali. Lippolis va via a sinistra, Lippolis, pallone dentro, occasionissima, divorata da Esposito. Pignatiello, si ferma Pignatiello, va dentro Pignatiello, calcio di punizione, anzi calcio di rigore. Tutto pronto, si attende il fischio arbitrale. Parte Esposito, palla in rete, pari United. E allora Cannata, fronte Mancino. Cannata, Pignatiello, Cannata, palla in rete, sorpasso United, 5-4. Ancora De Marco, Musilli, break dell'Atletico. De Marco, pallonetto, palla alta. Musilli va via, pallone per De Marco, palla in rete. Tripletta per De Marco, il nuovo pareggio, 5 pari. E allora portiere di movimento, poi il break da parte di Musilli e arriva il gol immediato, sorpasso dell'Atletico. Galieti, ancora Fagnani, Lippolis spara al sinistro, deviazione, calcio d'angolo. Poi non tiene il pallone in campo Musilli, finisce la partita. Atletico Anzio Lavinio che vince al Pala Rosselli 6-5, una partita davvero rocambolesca e dalle mille emozioni. Da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero un cordiale saluto a tutti voi.